Cari amici telesportivi, buonasera a tutti da Francesco Ventre. Oggi siamo qui al Parafa Martini di Torre Boldone, pronti ad assistere a una partita bellissima fra la Fassi del Valsalbino e Giants Basket Marghera, la prima del girone di ritorno. Ma non solo, sarà anche la prima partita di Melissa Bercianinovic con la Fassi del Valsalbino, quindi sarà una partita sicuramente entusiasmante e ricca di tante sorprese. Una giocatrice tutta da scoprire, ma anche un girone di ritorno tutto da scoprire. Ricordiamo com'è andata l'andata. All'andata la Fassi del Valsalbino ha perso di un solo punto dopo il primo tempo supplementare. Oggi la Fassi del Valsalbino dovrà cercare di vincere per guadagnare altri due punti dopo le ultime 4 vittorie nelle ultime 6 partite. Quindi 4 risultati positivi nelle ultime 6 partite. Mi raccomando, rimanete con noi per assistere a questa bellissima partita. Siamo pronti ed eccoci qua con i quintetti titolari di questa prima giornata del girone di ritorno. Con il numero 7 Iannucci per la Fassi del Valsalbino, 14 Panseri, 21 Valente, 15 Bonvecchio e 25 Bercianinovic, che ha appena saltato e la contesa ha visto Giants Basket Marghera ottenere il primo possesso di palla. Ora il pallone nelle mani di Toffolo e adesso Armari, che consegna al numero 15 Pastrello. Ancora Toffolo, ricordiamo nella partita contro Castelnuovo Scrivia, una partita monster della classe 2000, ben 27 punti, 12 rimbalzi difensivi, 1 offensivo e 40 minuti giocati. Una partita incredibile da parte di una classe 2000. Ma tutta Giants Basket Marghera è una squadra molto molto giovane. Adesso c'era stato un episodio abbastanza già controverso nei primi secondi. Abbiamo visto che dopo il primo tiro di Marghera erano probabilmente scaduti i secondi prima proprio del tiro. Infatti l'arbitro aveva alzato la mano per segnare l'infrazione di 24 secondi, ma poi l'ha abbassata lasciando che fosse l'arbitro guida, ovvero quello sotto canestro, a prendere la decisione. E l'azione è proseguita. Ora la palla nelle mani di Panseri, Iannucci, Bonvecchio, Bercianinovic, prima palla giocata dalla giocatrice bosniaca ma in realtà nata in Germania e quindi passaporto europeo, ex Velko di Vicenza che ha giocato quest'anno in Ungheria e dopo i primi problemi del tesseramento adesso la possiamo vedere in campo con la Fassi Albino. Ora Armari, palla sotto per Toffolo. La palla arriva nelle mani di Vanin, ma la ruba Panseri, palla per Iannucci, c'è il contropiede, ci prova Iannucci! E i primi due punti del girone di ritorno sono tutti suoi. Parte Armari, Vanin, Pastrello, cerca Toffolo e la trova. Mandelli, capitano, prova la tripla da lontanissimo, non va. E al rimbalzo ci va proprio Bercianinovic, che fa ripartire il contropiede, porta anche il pallone, palla per Panseri, entra in area, prova il tiro, non va, al rimbalzo ci arriva Iannucci, non è fuori, può continuare, Iannucci scarica fuori, Bercianinovic prova la tripla, Melissa Bercianinovic, la prima tripla del girone di ritorno è la tripla del nuovo acquisto. Ora palla sotto, Pastrello per la numero 14, Mandelli che prova il tiro, non va, ma riesce ad andare al rimbalzo, nemmeno il terzo tiro va, ancora a zero Marghera e si infuria tutta la panchina veneta. E ancora Melissa Bercianinovic, una mano e una sentenza, 5 punti nei primi due minuti, 7-0 per la Fassi del Valsalbino. Fallo intanto di Panseri sulla numero 15 Pastrello. Da segnalare anche che Bonvecchio ha cambiato capigliatura, è passata dallo scignono alla treccia. Intanto Mandelli per Pastrello, cerca sotto Vanin che non può fare altro che appoggiare ma non va. Questo primo quarto è iniziato stregato per la squadra veneta,
Iannucci entra, subisce fallo di Mandelli e quindi saranno due tiri per lei. Non va il primo di Iannucci. Buono secondo. Può ripartire così Giants Marghera, allenata da coach Sinigaglia. Abbiamo scritto l'articolo in settimana, nel caso non ve lo foste letti andate a leggerlo assolutamente. Marghera è una squadra giovanissima, ma che sotto la guida del capace coach Sinigaglia è riuscita ad ottenere per ora la nona posizione in classifica, distanziando di 8 punti, se non vado errando. Tanto prova Bonvecchio! 10-2! 10-2, altri due punti per il capitano della Fassi Albino. Dicevamo che appunto proprio Marghera supera di 8 punti, se non sbaglio, la Fassi del Vice Albino. Adesso abbiamo sotto la classifica e Marghera 14 punti e l'Albino Fassi e del Vice Albino 8, quindi 6 punti. Non va il tiro di Pastrello e quindi il punteggio rimane invariato, 10-2. Bercianinovic per Bonvecchio. Ci prova il capitano, riesce a non commettere infrazioni di passi. Bercianinovic ci prova, chiusa dalla buona difesa veneta. Può ripartire così Mandelli. Palla per Armari e fallo in attacco di Vanin ed esulta Emanuela Valente. Vanin numero 13, classe 95, 186 centimetri. Valente per Bercianinovic, provano a rubare il pallone, non ci riescono e lei non riesce ad appoggiare da sotto. E il rimbalzo è di Toffolo. Può partire così Armari, palla per Capitan Mandelli, ancora Toffolo. Prova il tiro da lontanissimo Armari, non va, il rimbalzo è di Valente. Iannucci da sotto prende al volo il pallone, sbaglia il tiro ma c'è Bercianinovic. Altri due punti per la tedesca bosniaca e fallo subito. Buono il tiro di Bercianinovic e time out. 13-2 per la Fassi Albino dopo i primi 5 minuti. Da segnalare una prestazione monster già adesso di Bercianinovic. Ricomincia con Mandelli. Toffolo da 3. 13-5. Non bisogna assolutamente lasciare spazi a Toffolo, una giocatrice incredibile, pronta a punire subito le squadre che le lasciano spazio. Intanto Bonvecchio prova la tripla anche lei, a rimbalzo ci va Bercianinovic, subisce fallo, non viene ravvisato però dal duo arbitrale, quindi ora può ripartire in contropiede Marghera. Ottima difesa di Valente, contropiede di Bonvecchio, ma palla intercettata da Pastrello.
Ribadiamo, un'azione veramente bellissima con una buona difesa di Valente. La palla recuperata da Bonvecchio, in contropiede partito subito per far segnare Iannucci. Tanto Iannucci ci prova, viene sbilanciata dalla difesa di Marghera, in particolare di Pastrello. Intanto Pintossi sotto per Valente, palla fuori per Bonvecchio, vede Bercianinovic dall'angolo, Melissa Bercianinovic! Altra tripla per Melissa Bercianinovic, 16-5 il punteggio. Per ora si sta prendendo tutti i riflettori. Mandelli prova il tiro da due, mi sembrava fosse da due, ma non ho visto se l'arbitro abbia alzato meno il braccio, ero coperto. Tanto cambio, esce una ottima Emanuela Valente in fase difensiva ed entra Elisa Silva, protagonista nell'ultima partita in casa. Era riuscita a fermare Valbruna Bolzano negli ultimi istanti e a portare quindi i due punti in cassaforte. Tanto Panseri, Bonvecchio, ancora Pintossi, la marcano stretta, non lasciano spazi alla tiratrice bergamasca. Ci prova Bercianinovic a entrare, prova il tiro! Oh! 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 Bercianinovic! Quando il signor Coria poi mi darà le statistiche, voglio vedere le percentuali di tiro. Mamma mia, Bercianinovic, incredibile! Ora Toffolo, passaggio sbagliato e anche sbagliata la ricezione della neoentrata numero 6. Tanto Silva, Pintossi, Bonvecchio, Silva prova il tiro, non va. Toffolo, palla per Vanin, altra incomprensione fra le giovani di Marghera. Ricordiamo che Vanin classe 95 e la numero 6 Giordano classe 2002. Tanto pronta a entrare Manuela Valente ed uscire, è uscita infatti Melissa Bercianinovic dopo una prestazione incredibile. Inquadrata infatti numero 25. Intanto Bonvecchio dall'angolo non riesce, al rimbalzo ci va la numero 15 Pastrello. Adesso deve essere abile la Fassalbino di non risentire, scusate, dell'assenza di Bercianinovic, non deve essersi così diciamo assuefatta della sua presenza in campo. Bonvecchio per Silva, ancora Bonvecchio, deve, provava il tiro da tre, invece era una finta. Palla per Valente, fuori ancora per Bonvecchio, riesce a lottare con le unghie e con i denti, prova il tiro, non va, tiro viene, il pallone viene sputato dal ferro. Tanto, scusate, c'è stata una consultazione per quanto riguarda la sezione statistiche. Adesso Elisa Silva, palla per Panseri, ancora Valente. Bonvecchio prova il tiro, oggi è giornata invece. Eravamo già pronti a dire oggi non è giornata, invece mi corregge così Ilaria Bonvecchio. Altra tripla, 21-5, maggior vantaggio per la Fassi Albino. Credo che quest'anno non ho mai visto 21 punti nel primo quarto, però altra tripla di Toffolo che, ripetiamo, non deve assolutamente tirare da tre. Chiama lo schema Bonvecchio, buon blocco, Panseri riceve palla da Silva, prova il tiro da sotto e non va di pochissimo. Il fallo è della numero 18,
No. Buono il primo di Panseri. Buono anche il secondo, può ripartire Giordano. 23-8. Esce Alessia Panseri dopo due falli, l'ultimo francamente non se l'aspettava, però l'allenatore dice è giusto, devi allontanarti dal corpo di chi porta palla. Intanto altro tripla di Armari Nicole, tratta Giovanna Birolini al posto di Alessia Panseri. Valente, palla per Iannucci, palla per Birolini, prova Pintossi. Oh, non ci posso credere, non ci posso credere, gliel'ha data da due, da due, ah no, assolutamente da tre, mi sembrava strano. 26-11, si conclude con la tripla di Pintossi. Oltre a dirvi di rimanere con noi per il secondo quarto, ovviamente non so cos'altro dirvi, la partita parla da sé, il punteggio parla da sé e le triple e le giocate di Bercianinovic ovviamente parlano da sé. Rinizia il secondo quarto con la palla nelle mani di Birolini, difesa a zona ora per Marghera. Tanto vediamo le statistiche con Bercianinovic con 62% di tiro dal campo, ben 5 su 8, veramente una media invidiabile. Tanto prova Marghera che deve cercare di colpire la difesa della Fassi con Biancat e realizza la numero 16 Biancat Mercè. Birolini per Pintossi, è schierata 2-3 ora Marghera, difesa sicuramente ostica per tutti la 2-3, ma non per Iannucci che riesce a entrare ma non a realizzare. Rimessa al fondo intanto guadagnata dalla Fassi Albino che riesce, mettendo pressione alla numero 15 Pastrello, a far sì che perda palla. Tanto Birolini sotto per Pintossi, ma stoppata da Pastrello e fallo di Iannucci in contropiede. Doppio cambio, entrano Silva e Bonvecchio, escono Pintossi e Valente. Tanto è rientrata anche Bercianinovic. Giordano, Toffolo, Pastrello. Attenzione al tiro di Toffolo, mamma mia, mamma mia, un cecchino. Bonvecchio, Bercianinovic, ancora l'aria Bonvecchio, prova a entrare, si trova la difesa davanti, 7 secondi per Raffassi Albino, prova a attaccare dal fondo, Melissa Bercianinovic. Adesso attenzione però perché proverà il tiro Toffolo, Marghera sniper. Adesso palla di Pastrello, Toffolo, ancora Giordano, giusto fallo di Giovanna Birolini. O meglio, più che giusto fallo, giusta segnalazione.
In lunetta c'è Giordano. Solo queste? Buono il secondo di Giordano, 28-14. Da quando si è schierata a zona, accorcia le distanze Marghera. E intanto fallo antisportivo per Melissa Bercianinovic, che si è aggrappata a Pastrello, che era riuscita a rubare il pallone e partire in contropiede. Un secondo quarto che potremmo dire è iniziato tinto di bianco-blu, con Marghera che ha trovato le forze di rialzarsi e di cercare di rimontare sulla fascia del Valsabino. Riparte il secondo quarto dopo questa pausa time out chiamata da coach Stibiel. Il secondo quarto ricomincia con un canestro di Marghera realizzato da Pastrello, ricordiamo, dopo l'antisportivo di Melissa Bercianinovic. Sbagliato. Non va il secondo. Ora rimessa laterale in attacco per Marghera, palla è di Armari. Ora Giordano, Toffolo e Pastrello. Ancora Toffolo, palla per Biancan Mercè. Ci prova Armari, scadono i 24 secondi e rimessa laterale per la Fassi Albino. Può partire Giovanna Birolini. Bonvecchio, palla sul piede, quindi sul piede di Toffolo, e quindi rimessa al fondo per Albino. Palla fuori per Iannucci, prova ad attaccare ma subisce fallo di Giordano. Due tiri per la numero 7. Non va il primo. Strano, perché Iannucci dietro la lunetta è veramente infallibile. Infatti il secondo va 29-15. Pressing ora a tutto campo per la Fassi Albino, ma non si è rivelata un'azione e una scelta sensata, probabilmente visto il buonissimo contropiede di Marghera, che ha visto segnare Blanca Marché. Tanto fallo stato probabilmente di Iannucci. Diciamo che in questo momento Marghera è riuscita a ritornare a esprimere il proprio gioco, complice una difesa 2-3 veramente ostica e un attacco con ottime precisioni al tiro. Tanto qua parte Bonvecchio in contropiede, palla per Bercianinovic, sotto per Iannucci, saltano addosso in due, ci prova in reverse Federica Iannucci, 31-17. Deve cercare di mantenere il vantaggio. Palla fuori per Mandelli. Palla per Blanca Mercè, che però subisce fallo da Giovanna Birolini e quindi sarà rimessa dal fondo. Bravissimo. Mi ricordano che siamo in bonus. 5 falli a 1. Mamma mia, è stata più una caccia all'uomo che un quarto praticamente, quindi due tiri liberi per numero 16 Blancat Mercè. Ricordiamo, classe 97, 1,85 m. Buono il primo ma non va secondo. Panseri difende il pallone,
Quindi è rimessa laterale per la Fassi Albino. Però si lamenta coach Sinigaglia. Chiama lo schema a Bonvecchio. Pintossi, Iannucci, Panseri. In angolo per Bonvecchio, ancora Panseri. Bonvecchio ancora, prova a entrare in area, prova il tiro, non va. Ci prova adesso Capitan Mandelli. Passaggio sbagliato per Pastrello e quindi rimessa laterale per la Fassi Albino. Doppio cambio intanto per coach Sinigaglia, che prova a dare freschezza e dare un po' più di verve a tutta la squadra, togliendo una stanca Pastrello e una Blanca Marché che ha dato tutto. Prova la tripla Iannucci, non va, ma c'è sotto Bercianinovic che la passa a Panseri. Veramente brava qua Bercianinovic, che una volta preso il rimbalzo non ha tirato e non ha guardato subito canestro, ma ha guardato prima la compagna, ha passato il pallone in maniera schiacciata e ha così guadagnato due punti facili facili di Panseri. Tanto Bonvecchio sotto per Iannucci, ma era trattenuta dal numero 5 Gatto Margherita Anna Gaia e quindi rimessa al fondo. Bonvecchio per Iannucci, quasi no look. Ancora Bonvecchio deve entrare, si piazza davanti Vanin. Ancora Bonvecchio deve provare da tre, ancora lei, non va. Può ripartire Marghera proprio con Toffolo. Ancora numero 5 Gatto, prova il tiro dalla distanza, non va. Passaggio pericoloso intanto il Bircianinovic per Bonvecchio. Prova ancora da tre Pintossi, non va. Rimbalzo su una grandissima Iannucci, ma altrettanto brava se non di più è Mandelli che le ruba il pallone dalle mani. Ora ancora Toffolo, prende il pallone, si gira e tira subito. Non tocca neanche il ferro, mamma mia. Io a 18 anni ero sul divano a giocare a play e c'è Toffolo che fa la differenza in A2. C'è qualcosa che non è andato bene. Tanto Bonvecchio fuori ancora per Bercianinovic. Sembrava dentro, invece no. Riparte Gatto. Palla per Giordano, ora Fanin, ancora Giordano, fuori per Mandelli, 8 secondi alla fine dell'azione, buona difesa per ora di Albino. Pintossi non deve mollare, difende abbastanza bene, però il rimbalzo è di Vanin che lo ruba a Bercianinovic. Toffolo prova a entrare in area e subisce il fallo di Iannucci, terzo fallo se non sbaglio per Federica Iannucci, che quindi viene prontamente sostituita. Un cambio che credo fosse diretto verso Bonvecchio e non verso Iannucci. Però ho visti i tre falli. Vedo affranta Iannucci, ma deve stare tranquilla perché ha fatto veramente un'ottima prestazione. Magari ha riempito meno il tabellino di oggi, ma ha giocato veramente bene dal punto di vista corale. È stato davvero un buon ingranaggio negli schemi dell'Albino. Intanto Bercianinovic è sotto dopo un buon giro palla, ci prova lei di fisico, non riesce a realizzare. Attacca in contropiede Marghera, palla per Mandelli, ora sotto per Toffolo. Ragazzi, Toffolo è un Curry che ha appena iniziato a sognare, potremmo dire così. Comunque si conclude qua la prima parte del secondo quarto con un canestro bellissimo di Toffolo, 3 minuti 10 alla fine e Marghera che ha appena quasi recuperato, meno 9.
Rinizia il secondo quarto con il pallone nelle mani di Capitan Bonvecchio. Palla fuori per Michela Birolini. Bercianinovic, Bonvecchio, c'è Birolini libera in ala. Non viene servita, viene servita Panseri. Fallo però. Fallo è di Giordano, ricordiamo, non di Vanin, che anche lei probabilmente l'ha commesso fallo, ma è stato ravvisato prima quello della numero 6. Tanto Bonvecchio parte in palleggio. Palla per Birolini. Gran tiro da tre. Palla viene sputata dalla rete. Ma con tanta grinta, tenacia, è già pronta Birolini a difendere. Qua c'è stata una scena che mi ha ricordato quella di Koulibaly del Napoli. C'era Birolini che si era allontanata dal suo uomo e Bercianinovic l'ha proprio spinta per dire vai di là. Ed era successo con Koulibaly e forse Mario Rui, bravo, bravo Mario Rui. Quando si ha magari la capacità di leader. Tanto Bercianinovic prova ad attaccare uno contro due. Non viene ravvisato neanche il fallo. Ed è pronta a entrare Elisa Silva. Intanto infrazione di passi di Capitan Mandelli. Brava Alexa! Intanto esce Melissa Bercianinovic dopo un'ottima prestazione ed entra Elisa Silva, l'esperta giocatrice seriana. Panseri intanto per Birolini. Silva, Valente, ottimo giro palla, però bisogna concretizzare. Ora c'è Bonvecchio, passaggio schiacciato, intercettato da un'ottima Toffolo, parte Mandelli in contropiede e realizza. 33-26, mamma mia, 7 punti per la Fassi Albino finora e ben 15 per Marghera. Non riesce mai la Fassi Albino a mantenere una certa costanza, purtroppo quest'anno questo aspetto l'abbiamo già visto. Ci sono state tante partite che abbiamo descritto come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Grandi prestazioni in un determinato quarto e gravi lacune e gravi amnesie, spesso difensive in quelli successivi. Tanto Birolini per Silva, Panseri prova il tiro da tre, non va. Valente si lancia e la palla è della Fassi e del Vice Albino. Credo. Invece no, è di Marghera, numero 15 Pastrello, dice la toccata Valente. Valente molto sportivamente dice guarda non ne ho idea, non so niente, decidete voi. Molto sportiva. Palla per Toffolo sotto una bella battaglia Vanin Valente e fallo Emanuela Valente che ragazzi... E l'ha dato anche buono? No, l'ha tolto ora, l'ha tolto ora. Ah, no, perché qua ragazzi saremmo entrati. Ah no, l'ha messo. L'ha messo, davvero, vabbè. Il tiro è stato sbagliato intanto da Vanin. Il rimbalzo è stato di Toffolo che ovviamente non dobbiamo nemmeno... preoccuparci, ha realizzato, quindi 33-30 da più 20 a più 3 per la Fassi Albino. Se si pensa che il miglior vantaggio è stato di 17 punti per l'Albino ed ora è sopra di 3, credo che sia abbastanza lampante e significativo questo dato. 30 secondi a conclusione del secondo quarto. Probabilmente coach Stibier e la Fassi Albino non vedono l'ora. Palla per Silva Pintossi. In qualche modo si scontra con Mandelli. Tanto cambio. Esce Michela Birolini ed entra
Capitan Ilaria Bonvecchio negli ultimi istanti di gara. Panseri, Bonvecchio, buon dietro schiena, palla per Silva. Complimenti a Bonvecchio per la bella giocata. Non va il primo e nemmeno il secondo, rimane 33 a 30 il punteggio. Tanto Pastrello prova ad attaccare contro Silva, prova il tiro Toffolo. Prova il tiro da lontanissimo, ma Vecchio non va. Si conclude qua il secondo quarto di questa prima giornata di ritorno e soprattutto si conclude con un altro tiro che si realizza di Sara Toffolo, classe 2000, che anche oggi ha dato prova della sua classe. 9 minuti di pausa, mi raccomando rimanete con noi perché la fase a Bino è passata da un vantaggio di più 17 a più 1 e questo fa capire quanto sia tirata e soprattutto bella questa partita. Mi raccomando, rimanete con noi. Ricomincia la partita con il primo pallone del terzo quarto nelle mani di Capitan Mandelli e ora Toffolo per la numero 3 Armari, ancora Pastrello, Armari, Mandelli, blocco di Vanin, Mandelli, Toffolo, fa girare palla Marghera, prova il tiro Toffolo, non va. Non mi sembra neanche vero il primo tiro di Toffolo che non va. Toffolo per ora ha realizzato 8 su 10, 80% al tiro. 16 punti, quasi tutti nel secondo quarto. Tanto Valente per Bercianinovic, attacca canestro, passa poi a Valente che prova il tiro, non va, rimbalzo Iannucci, non riesce. E la palla è di Pastrello, coadiuvata da Toffolo. Intanto Panseri, Mandelli, Armari prova la tripla in faccia a Bonvecchio che non riesce ad arrivare bene al rimbalzo, ma in qualche modo rocambolesco poi ottiene il possesso. Ancora Bonvecchio deve attaccare, palla ancora per Valente, giusta infrazione di passi in partenza. Palla ora è di Armari. Toffolo, Mandelli. Bellissimo passaggio per Toffolo. Ancora Mandelli, uno contro Panseri. Prova il tiro, disturbata però dalla numero 14 Bergamasca. Ora rimbalzo di Bercianinovic e può ripartire Bonvecchio. Palla in angolo per Iannucci che prova a entrare, non riesce, sbilanciata dalla difesa di Marghera. Può ripartire Pastrello, Armari, Mandelli, ancora Pastrello, prova il tiro da tre, non va, al rimbalzo ci va Vanin. Mandelli per Pastrello, vantaggio e sorpasso di Marghera, 34-33. Da meno 17 a più 1 per la squadra di coach Sandro Sinigaglia. Bonvecchio, palla per Iannucci, deve attaccare lei, prova il tiro, buono. No, non è buono. Rimessa al fondo, anzi laterale. Probabilmente ha ravvisato il fallo ancora in atto di palleggio e quindi non ha deciso i due tiri liberi. L'arbitro Naftali Alex di Torino. Tanto palla per Toffolo, si smarca bene da Panseri, prova la tripla Mandelli, non va, deve partire il contropiede, c'è Bonvecchio, ora è tornata però tutta la difesa di Marghera, prova il tiro Bonvecchio e subisce fallo d'Armari. Due tiri
per Capitan Bonvecchio. No. Buono il primo e pareggio con il libero di Bonvecchio. Buono il secondo e la Fassi torna in vantaggio, più uno. Si prospetta una partita punto a punto dopo che la Fassi ha praticamente scialacquato il vantaggio ottenuto nel primo quarto. Pastrello, grande dribbling su Panseri, buonissimo giro palla. Grande numero e appoggia a canestro, intanto Bercianinovic non riesce a appoggiare bene a canestro, disturbata dalla difesa di Marghera. Toffolo, Mandelli, Armari, ancora ora Pastrello. Buona difesa di Panseri, ma la palla nelle mani di Armari che prova la tripla, non va. E il rimbalzo di Panseri, palla lunga per Iannucci che non riesce ad agganciarla purtroppo. Ma Capitan Bonvecchio si complimenta, buona azione, giusto così. Dobbiamo continuare di questo passo, dice. Almeno dal punto di vista delle intenzioni. Tanto Bonvecchio su Armari, palla per Toffolo. Cambio di marcatura sul blocco, ancora una volta, quindi Valente ora va a prendere Toffolo. La palla è sotto per la numero 16, Blancat Marché, che realizza appoggiandosi alla tabella. 38-35, più 3 per Marghera. Qui intanto fallo ravvisato alla numero 16, Blancat Marché, sulla numero 7 Iannucci, e quindi rimessa al fondo per la Fassi Albino. Intanto entra Silva al posto di Valente, la palla è fuori per Panseri, ancora Bonvecchio, sotto per Silva, palla ancora per Bonvecchio, ma passaggio di Silva è stato intercettato. Per sua fortuna però Armari è uscito dal campo. Rimangono 8 i secondi offensivi, dato che non c'è stato possesso per Marghera. Quindi ora qua fallo e quindi 3 tiri. Brutta botta per Bercianinovic. Stava provando. Ma come rimessa laterale? Insomma, stava provando il tiro. Mandelli ha saltato per stopparla, ma le è franata addosso. E quindi niente tiri, ma rimessa laterale. Bercianinovic per Bonvecchio, la palla è per Silva che prova il tiro da distanza, non va. Iannucci riesce ad andare bene a rimbalzo, disturbare Blancat Marché e Giovanna Birolini, ne è entrata, si appiccica con le ventose, con le mani sul pallone, quindi ottiene la contesa e quindi è rimessa al fondo per la Fassi. Birolini per Silva, sotto per Iannucci, ma grande intervento di Pastrello che riesce a ottenere possesso palla. Ora prova il tiro! Pastrello! Altra tripla, 35-41, palla che scottava nelle mani di Pastrello, ma che riesce comunque a realizzare un'ottima tripla. 41-35, maggior vantaggio per Marghera. Inizia il terzo quarto dopo il time out chiamato da coach Stibiel. La palla è di Bonvecchio, ora c'è Bercianinovic, prova ad attaccare lei, uno contro tre, Bercianinovic, meno 4 per la Fassi Albino. Altri due punti fondamentali della bosniaco-tedesca. Tanto
Pastrello, Toffolo, Mandelli. Prova la tripla, Toffolo da lontanissimo, ma tocca al ferro, che è quello che bastava per resettare i secondi in fase offensiva. Tanto c'è stato forse uno sfondamento di Mandelli, poi rimbalzo di Bircianinovic, fallo, vediamo se a Pastrello, esatto. Quindi insomma, riassumiamo un po' questa azione, c'è stato un tiro di Toffolo all'ultimo secondo per cercare riassumiamo velocemente questa azione. Toffolo, stavano per scadere i secondi in fase offensiva, allora ha tirato, ha preso il ferro, il rimbalzo sotto di Pastrello che ha provato ad andare sotto canestro, ha fatto probabilmente uno sfondamento, si è innervosita un po' l'azione con la difesa del Bino che è diventata molto più solida e anche per certi versi fallosa. Poi il rimbalzo è stato nelle mani di Bircianinovic, la numero 15 Pastrello ha commesso fallo. Non essendo fallo in attacco, ma essendo fallo sul possesso di Bircianinovic, sono stati dati due tiri in virtù del bonus. E ora che la palla è tornata da questo versante del campo, Blancard Marché ha realizzato e ha adesso a disposizione un tiro libero che non realizza, e al rimbalzo combattono tutte tra Bircianinovic, Silva, Blancard Marché e Toffolo. Tanto Bonvecchio per Birolini. Bircianinovic fa saltare l'avversaria, prova il tiro, cade a terra, anche questo per l'arbitro non è fallo e può partire Armari. Ora c'è numero 6 Giordano, altro canestro importantissimo, più 6 per Marghera. Non ne sbagliano una le ragazze di coach Sandro Sinigaglia. Birolini, Giovanna, palla per Bonvecchio, la difesa di Marghera è troppo forte per essere battuta. Tanto ci prova Giovanna Birolini, non va, ma il rimbalzo è di Bircianinovic sotto per Iannucci che subisce fallo di Toffolo. Qua è vero, Toffolo aveva beccato il pallone. Toffolo aveva beccato il pallone ed è vero, ma contemporaneamente con il fianco aveva colpito la schiena di Iannucci destabilizzandola e quindi causandone l'errore sul tiro. Saranno quindi due tiri per Federica Iannucci che può portare la Fassi Albino a meno 4. Richiamo ufficiale per coach Sinigaglia che si è lamentato dopo questo fallo di Toffolo e quindi alla prossima potrebbe essere tecnico, anzi dovrebbe essere tecnico. Iannucci, buono il primo. Partita che si sta rendendo sempre più accesa. Prova il secondo Iannucci, buono. Rimessa ora nelle mani di Toffolo che si appoggia su Armari. Palla è per Pastrello. Ci prova a numero 6 Giordano, ma viene ravvisato fallo a Panseri. Non la posso contestare questa decisione perché non stavo guardando, ma stavo guardando le statistiche. Mea culpa. Tanto palla per Armari. Ora ancora Giordano. Prova ad attaccare su Panseri che la stoppa. E la palla ora è rimessa al fondo per Marghera dopo l'ultimo tocco di ginocchio, sempre di Alessia Panseri, che ha difeso ottimamente. Palla è per Armari, Pintossi arriva tardi, il rimbalzo però è di Bircianinovic, può ripartire Panseri, contropiede Pintossi, palla sotto per Iannucci che non riesce a tenere il possesso di palla, le viene rubata da Pastrello. Troppo frettolosa in questo caso la Fassi del Valsalbino. E ora Armari si appoggia su Giordano.
Giordano sotto per Blancard Marché, trattenuta da Pintossi, fallo giusto, o meglio ancora una volta giusto, giusta segnalazione, rimessa al fondo quindi per Marghera, partita che si fa sempre più accesa. Blancard Marché sotto per Pastrello, 47-41. Anche Pastrello, una giocatrice formidabile, numero 15. Troviamo classe 2001, addirittura più giovane di Toffolo. Tanto Pintossi perde palla, può partire il contropiede con Armari. E qua tiro in posizione di poco equilibrio, sempre per la numero 3 Armari. Ma infrazione di passi, ovviamente, non fallo di Panseri. Meno 6 per la Fassi Albino, che deve cercare di ritornare a quella del primo quarto. Iannucci sotto per Bercianinovic, che riesce a ricevere, prova ad attaccare lei, non realizza di poco, prova ad andare in rimbalzo, ma a lei ci ha avvinghiata Blancard Marché. 16. Fallo di Blancard Marché. Due tiri per Melissa Bercianinovic. Buono il primo. Buono anche il secondo, 1 minuto e 50, la conclusione di questo terzo quarto combattuto fra Marghera e Fassi Albino, con Pastrello che consegna la palla alla numero 6. Giordano intanto parte il contropiede dell'Albino, Monvecchio prova a tirare, chiede al fallo, non lo ottiene, e qua infrazione di passi per Federica Iannucci, quindi canestro no, buono. Iannucci che viene sostituita, entra Valente, a mio avviso una giusta sostituzione, non tanto per la prestazione di Iannucci quanto invece per la necessità di centimetri sotto canestro, oltre a quelli ovviamente di Melissa Bercianinovic, che in questo momento combatte con Toffolo. Buona difesa di Valente su Armari, Giordano, Pastrello da lontanissimo, e al rimbalzo ci arriva Bercianinovic. Palla ora a Bonvecchio che può partire. Bercianinovic ancora su Bonvecchio, prova la tripla, lei non va di pochissimo, ma gran rimbalzo di Valente che combatte, mamma mia, grande Emanuela Valente. E qua si sta innervosendo la partita, devono fischiare di più gli arbitri. Infatti si è fatta male la numero 6, la numero 6 Giordano, dopo il rimbalzo di Valente ha preso una botta probabilmente sulla testa o al ginocchio, non capisco. Ma questo a mio avviso, ragazzi, è successo perché in questo caso gli arbitri non stavano assolutamente fischiando nulla. Il duo arbitrale, mantenendo un metro eccessivamente largo in questa situazione, ha permesso e fatto sì che la partita, già molto tesa e punto a punto, si complicasse. E intanto è stato fischiato un fallo a Panseri, la numero 14 bergamasca, e chiama il time out coach Sinigaglia a 48 secondi dalla fine del terzo quarto. Ecco, noi ne approfittiamo in questa piccola pausa per raccontarvi cosa è successo. La numero 6 Giordano si è fatta male, perché si è fatta male perché nel momento in cui la palla era contesa e quindi Emanuela Valente si è buttata sul pallone rialzandosi con i gomiti larghi per cercare di ottenere il possesso, ha involontariamente e purtroppo colpito proprio il numero 6 Giordano. Questo non sarebbe successo se il duo arbitrale avesse fischiato contesa nel momento opportuno. Sono piccoli fischi che ovviamente fanno la differenza.
Intanto vedete inquadrato l'ottimo pubblico qui al Pala Raffa Martini di Torre Boldone. Una partita, vi ricordiamo, adesso vedete inquadrati addetti come Matteo Coria alle statistiche, che purtroppo ha il vergognoso lavoro e l'infame compito di non guardare la partita ma segnare solamente tutto quello che succede. Ma meno male ci sono anche loro, perché senza di loro non potrei parlare. Intanto rimessa dal fondo per Pastrello, vedete la Croce Rossa e il dottor Consonni che sono subito prodigati per accertarsi della salute della numero 6 Giordano. Questo è l'entrata Mandelli. Rientrata Mandelli e la palla è per Toffolo adesso, che affronta Brecianinovic. Uno scontro che va avanti dal primo quarto. Toffolo prova a realizzare, se avesse realizzato anche questo, ragazzi, me ne sarei andato a casa. Iannucci prova a portare palla. 20 secondi alla conclusione del terzo quarto e 14 alla conclusione dell'azione offensiva. Palla sotto per Giovanna Birolini, che però non era in posizione di tirare. La palla ora è difesa ottimamente da Valente, recuperata da Brecianinovic. Ci sono 5 secondi, prova ad attaccare lei e realizza. 45-47, due punti di distacco tra Giants Basket Marghera e la Fassi del Vaisalbino. Due punti di distacco ottenuti con le unghie e con i denti dalla Fassi del Vaisalbino, che però, bisogna ricordarlo, ha sciupato il vantaggio del primo quarto. Rimanete con noi perché questo ultimo quarto non solo sarà decisivo, ma sarà sicuramente molto molto bello. Inizia l'ultimo quarto con sottofondo il grande pubblico della Fassi del Vaisalbino, e il quarto quarto inizia con uno strepitoso taglia fuori di Manuela Valente e Brecianinovic, che parte in contropiede, si appoggia per Iannucci che sbaglia i due punti del possibile pareggio. E il rimbalzo è di Armari. Intanto Pastrello cerca Toffolo, la trova tardi in qualche modo, però ma no. Non ci posso credere. Scusate, ho sempre detto, io cerco l'imparzialità, è quello che voglio, è ovviamente molto difficile e ve lo assicuro, da studente di storia l'imparzialità è sicuramente la cosa più difficile, ma questo era fallo e quello di prima assolutamente no. Quello di prima non stava né in cielo né in terra e questo era sicuramente fallo. E ha dato tecnico a coach Sinigaglia. Gli aveva dato il richiamo, prima gli era stato dato un richiamo ufficiale e adesso giustamente coach Sinigaglia si è lamentato perché questo era fallo. Buono il canestro di Brecianinovic, ricordiamo che per il nuovo regolamento con il fallo tecnico c'è solamente un tiro e la rimessa è nelle mani della squadra che aveva il possesso nel momento del tecnico e la palla viene rimessa nel luogo preciso in cui è stato fischiato il tecnico, quindi in questo caso dal fondo. Tanto Valente combatte bene e le viene fischiato passi. Qua si infuria coach Stibiel con Valente, ma poveretta, non era neanche colpa sua. Era veramente accerchiata da tantissime giocatrici. Emanuela Valente sta facendo una prestazione incredibile. Meno uno per la Fassi Albino. Giusto fallo di Emanuela Valente, che ha saltato credendo che Mandelli tirasse e quindi è franata sulla numero 14. Prova il tiro Armari, non va, e al rimbalzo ci va Bonvecchio.
che vede partire in contropiede Iannucci, però è troppo coperta. Prova a consegnarla a Pintossi, ma Pintossi taglia nel momento del passaggio. Altra palla buttata, non un'altra di Bonvecchio, ma in generale la fase Albino ha buttato e gettato alle ortiche troppi palloni. Parte Armari. Intanto Mandelli prova il tiro, non va e la palla è su rimessa al fondo. Intanto vi do una chicca: la maglietta di Marghera è identica a quella del Tour FC nel 2011-2012 Serie B francese, e se non ci credete controllate. Intanto Iannucci per Brecianinovic, Pintossi, Valente, Brecianinovic. Ora sotto per Valente, grande visione di gioco di Brecianinovic con un gran passaggio per Emanuela Valente che realizza il sorpasso, più uno per la Fassi Albino. Pronti due cambi, la numero 9 De Marchi e la numero 13 Vanin per Marghera. Buonissima difesa di Pintossi. Ora intanto c'è Toffolo che prova il tiro, non va, il rimbalzo ci va Bonvecchio, ma è sbilanciata dall'impeto e dalla foga di Mandelli. Escono Blancat Marché e Armari ed entrano Vanin e De Marchi. A me sembrava fare un attacco, ma non dico niente. Rimessa laterale intanto per il passaggio sbagliato da Marghera, e quindi palla nelle mani ora di Bonvecchio. Bonvecchio gestisce il pallone, guarda le compagne, vede Pintossi, palla viene riconsegnata in mani Bonvecchio. Adesso ancora Iannucci, Valente, palla lunga per Brecianinovic, prova il tiro dalla lunghissima distanza. Mamma mia, ma perché sei arrivata così tardi, Brecianinovic? Perché così tardi? Dovevo conoscerti prima qui ad Albino. Avevamo ammirato le sue giocate l'anno scorso contro Vecchio in Vicenza, che ci aveva distrutte qui ad Albino. E ora la possiamo ammirare qua. Tripla da lontanissimo, ma d'altra parte poi ha attaccato Marghera ed è riuscita a bucare egregiamente la difesa bergamasca. 51-49. Valente ora, palla fuori per Bonvecchio, prova pure lei la tripla! In aria! Bonvecchio! Altra tripla bellissima della giocatrice trentina. Scusate, Bolzano, perché poi me le sento su per almeno due settimane. Palla di Mandelli ora che sbatte contro la difesa di Valente. Toffolo prova contro Brecianinovic, non ci riesce, il rimbalzo ci arriva Valente che riesce in qualche modo a metterla in campo. Pintossi ferma Vanin e al rimbalzo c'è ancora Valente. Mamma mia che guerriera, mamma mia, mamma mia. Ragazzi, mi verrà un infarto entro fine partita. Qua sbaglia Ilaria Bonvecchio da due. Ricordiamo il punteggio, 54-49 per la Fassi Albino a 5 minuti e mezzo dalla fine. Chiama il blocco Mandelli, passi, giusto, passi in partenza. C'è da dire però che in questo caso Mandelli ha chiamato il blocco e poi non l'ha sfruttato, quindi ha sbagliato nella valutazione. Tanto Bonvecchio, Iannucci, Giovanna Birolini è entrata al posto proprio di Bonvecchio. Giovanna Birolini, Iannucci, prova lei da lontano, non va. Palla per De Marchi. Riesce Melissa Brecianinovic ad anticipare Toffolo egregiamente. Prova il tiro da sotto. Si arresta, fa saltare Toffolo e realizza. 56-49, e questo vantaggio che voi vedete e questo spirito che voi sentite è targato Melissa Brecianinovic. Tre
Tanto era iniziato quarto quarto con Mandelli e quindi Marghera che gestisce il pallone. Gran difesa di Pintossi su Vanin, una difesa probabilmente fallosa, ma c'è da dire che Vanin non le lascia dire in questo momento. Un pivot Vanin veramente molto valido e veramente molto forte, da temere sia in attacco che in difesa. E Pintossi è stata davvero molto brava. Tanto Bercianinovic prova un'altra tripla, non va di pochissimo, e al rimbalzo c'era quasi Emanuela Valente, non è riuscita. De Marchi parte in contropiede, palla per Mandelli, chiama lo schema, prova ad attaccare, consegna a Pastrello. Toffolo riceve il pallone, fallo di Iannucci, che ci può stare. Tanto cambio, non era ancora partita l'azione, ma le giocatrici si erano già messe in moto per lo schema. Palla è per Pastrello, adesso la più esperta di Marghera, 14, Mandelli, classe 93, prende il pallone, cerca di gestire Vanin contro Panseri, attacca gomiti larghi Vanin, il rimbalzo è di Toffolo, buona difesa di Giovanna Birolini e il rimbalzo è di Bercianinovic. Devo dire che se Vanin continua così con Panseri non arriva a fine partita però, perché Panseri quando decide, tanto gestisce Giovanna Birolini, ferma il palleggio, palla per Pintossi, ancora Bercianinovic, arresto e tiro, prova il tiro, viene toccata e sbilanciata ma il fallo non viene fischiato. Birolini difende su Pastrello ma realizza comunque, 56-51. È pronta a rientrare l'area Bonvecchio dopo qualche minuto di riposo, giustamente. Tanto Giovanna Birolini, Alessia Panseri, ancora Manuela Valente, gran giro palla, palla per Pintossi! Grande Elisa Pintossi, silenziosa ma letale. È una zanzara Pintossi, silenziosa ma letale. Tanto Mandelli, De Marchi. Buona difesa per ora della Edelweiss, Albino, e ora De Marchi attacca ancora su Giovanna Birolini, Frana, adesso c'è Mandelli, scadono i 24 secondi prima del tiro e cambio, entra Ilaria Bonvecchio al posto di una ottima Giovanna Birolini, complimenti per davvero una buona prestazione. Intanto Panseri, ricordiamo, brava Giovanna Birolini davvero, perché entrare in una fase così concitata nel match, in una fase così decisiva, al posto di una giocatrice così importante come Bonvecchio, e prendere le redini del gioco, perché nel ruolo di play, giocando poco, è stata davvero davvero brava e lucida Giovanna Birolini. Intanto Pastrello si schianta contro Valente Bercianinovic, c'è il passaggio di Panseri per Bonvecchio che preferisce gestire il possesso, bravissima, e riceve anche i complimenti di coach Villa, complimenti che avrei voluto ricevere io nel corso della mia carriera ma che non ho mai ricevuto. Intanto può ripartire Marghera con Mandelli dopo il canestro sbagliato della Fassi e la palla è per Toffolo che realizza, 58-53. C'è da dire, ottima scelta di Bonvecchio nel gestire il possesso e non attaccare, ma successivamente bisognava realizzare, o meglio non permettere un contropiede. Tanto Pintossi, Valente, Panseri, ancora Panseri, palla per Valente, 5 secondi, prova Valente in qualche modo, tira e poi va al rimbalzo, solo lei può fare una cosa del genere, grandissima Emanuela Valente che tira contro il ferro apposta per andare al rimbalzo. E intanto c'è Bonvecchio, mamma mia, un tiro bellissimo sputato ancora una volta dal canestro, sfortunata la numero 15 bergamasca. Attacca Armari dopo il blocco di Toffolo, attacca Pastrello colpevolmente libera, meno male il fallo di Valente, è valso un canestro sbagliato.
quarto fallo o quinto fallo di Valente. Quarto. Intanto cambio, esce una ottima Lisa Pintossi ed entra Federica Iannucci. Time out chiamato da coach Sinigaglia. Due tiri liberi per Toffolo dopo il fallo di Valente. 58-53, 1:10 alla conclusione di questa partita. Però ragazzi, basta concludere le partite punto a punto, perché sennò mi arriva un coccolone entro fine anno. Buono il primo, non di Toffolo come avevo annunciato, ma di Pastrello. Non va il secondo, a rimbalzo ci va Panseri in qualche modo. Lotta greco-romana e palla contesa, che in virtù del possesso, della regola del possesso, è nelle mani della Fassi Albino. Perde sangue Toffolo, speriamo per lei che non se ne accorga l'arbitro, perché sennò è da sostituire. Brava Iannucci a uscire dalla marcatura. Tanto Mandelli difende duro su Bonvecchio. Iannucci cerca di uscire dai blocchi. Palla per Bonvecchio. Ora Panseri, 4 secondi, deve provare Bonvecchio con un arresto e tiro. Non va, scadono i 24 secondi. Peccato, ma comunque lo spirito giusto è ovviamente, e la scelta giusta ovviamente, quello di mantenere il possesso più a lungo possibile. Ora palla per Armari, attenzione alla tripla, non va, e c'è Bercianinovic su Toffolo e Valente. Mamma mia cos'ha realizzato, mamma mia cos'ha realizzato. I complimenti vanno a Toffolo per un canestro veramente incredibile, ma c'è un ma. Sotto canestro c'era un fallo in attacco di Vanin su Valente che non è stato visionato e nemmeno ravvisato. 34 secondi alla fine della partita. Mamma mia, che partita incredibile. Rimessa in attacco dopo il time out, scelta di coach Stibiel. Palla di Bonvecchio, deve gestire il possesso, 6 secondi, mamma mia che passaggio pericoloso, palla per Bonvecchio, deve cercare di attaccare, non realizza ma tocca il ferro e la rimessa è per la Fassi Albino e mancano pochi secondi, 17 precisamente, e il tabellone segna 14 secondi in attacco, devono gestirli tutti quelli della Fassi Albino. Si lamenta l'accompagnatore ma non deve assolutamente alzarsi, ricordiamo per regolamento. Pena il tecnico alla panchina. È stato buono ovviamente l'arbitro a non segnare un tecnico. Intanto la palla in qualche modo finisce nelle mani di Bonvecchio, non si sa come, ma nelle mani di Bonvecchio. Blocco di Bircianinovic, fallo, fallo giusto di Pastrello. Qua le proteste di Mandelli e della panchina che chiedono una doppia non sono assolutamente belle, come non è bello vedere la numero 6 in panchina, numero 6 Giordano, vedere sofferente in panchina, vedere in panchina sofferente Giordano è sicuramente un aspetto negativo, speriamo che si rimetta presto. Tanto fallo di Toffolo su Bercianinovic che stanno combattendo ancora, la palla è per lei e viene toccata da Toffolo. E quindi ancora rimessa laterale per la Fassi Albino. Chiama timeout coach Stibiel. 5 secondi alla fine di questa partita e 2 punti di vantaggio per la Fassi Albino. Ricomincia l'ultimo quarto, nonché gli ultimi 5 secondi della partita, con il pallone nelle mani di Ilaria Bonvecchio. Inizia lo schema, la palla è per Iannucci, fallo di Pastrello. Lo sguardo di Iannucci non è sicuramente quello più amichevole. 4 secondi. Ancora rimessa laterale, non sono ancora in bonus le ragazze di coach Sinigaglia, ne mancano ancora, manca ancora uno di fallo, fallo che viene ravvisato ora, fallo della numero 16, no scusa 15. Pastrello, quarto fallo per lei, 2 secondi e rimessa dal fondo.
Palla per Bercianinovic, fallo di Toffolo. Un secondo alla conclusione della partita. Chiama il time out, coach Stibiel, se segna è destinata a non finire più questa partita. Non va il primo. Non va il primo. Non va il secondo. Finisce qua la partita. Mamma mia, che sospiro di sollievo che tira Ilaria Bonvecchio. E anche noi, altra vittoria della Fassia del Valsalbino, la quinta nelle ultime sette giornate. Una vittoria che allontana lo spettro salvezza ulteriormente. Ora bisogna solamente vedere gli altri risultati in tempo reale. Si conclude qui questa prima giornata di ritorno, una giornata incredibile, non poteva iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Una vittoria della Fassia del Valsalbino su Giants Basket Marghera, una vittoria molto molto sofferta, arrivata con solamente due punti di vantaggio dopo aver dominato tutto il primo quarto e aver sciupato proprio 17 punti di vantaggio. Una vittoria che arriva nel momento migliore, perché Ponzano ha perso l'ultima partita, ha perso anche San Martino di Lupari contro Bolzano, Acciaierie e Valbruna, e quindi la classifica sorride alla Fassi Edelweiss Albino. Da Francesco Ventre, cari amici telesportivi, un sentito ringraziamento. Grazie mille a tutti, buona serata e al prossimo appuntamento. Buona serata. Siamo qui con Melissa Bercianinovic alla conclusione di questa bellissima partita, la prima giornata di ritorno che ha visto la Fassi del Valsalbino vincere con il punteggio di 58-56. Ora parlerò in inglese, ma ovviamente poi vi tradurrò. Hi Melissa, what's your opinion about this match? I'm glad that we won this game and I hope we will continue. Congrats to the other girls and I'm happy that my first game was a win. Ha detto: sono veramente molto contenta di questa partita, sono contenta della prestazione di squadra e sono contenta di questa mia prestazione. Spero che la squadra possa andare avanti così e spero io di giocare ancora così. So, you have scored 29 points, 12 rebounds and 3 shots from 3. What's your secret? And we have waited for you along. What could you give to this team? I was also waiting long for this game, so because of that, and we were practicing a long time now together, so I think it's a team win, and the girls helped a lot, so I'm happy that is this, and I hope we will continue. Allora, l'ho detto, hai fatto 29 punti, 12 rimbalzi e 3 triple. Qual è il tuo segreto e qual è l'aspetto che puoi dare a questa squadra? Lei ovviamente ha detto, è stata una vittoria corale, non una mia vittoria, e si è giocato bene, ovviamente grazie alle compagne. Tuttavia, credo che questa squadra potrà fare ancora meglio. Thank you so much. We have waited for you a long, but you have to play as today for longer. I will. Thank you so much. Grazie mille Melissa, e adesso le parole del coach. Grazie mille. Ed eccoci qua adesso con Francesca Gazzi, che oggi non ha potuto giocare, probabilmente un risentimento muscolare se non sbaglio, però comunque può commentare la partita di oggi. Allora, la vittoria di oggi è arrivata come quinta vittoria nelle ultime sette partite. Qual è il percorso che sta facendo questa squadra? Abbiamo messo molta più grinta durante gli allenamenti e i risultati vengono con tutti gli sforzi che stiamo facendo. La grinta sta fruttando, ma è cambiato il gioco di coach Stibiel in queste ultime giornate, oppure ha mantenuto lo stesso gioco, ma è cambiato l'atteggiamento, è cambiata la squadra, è cambiata la situazione? Ha mantenuto lo stesso atteggiamento, sicuramente l'arrivo della straniera ha aiutato molto e con le ultime due vittorie abbiamo molta più sicurezza e questo ci ha aiutato. Ok, allora quando è previsto il tuo rientro per le prossime partite? Spero molto presto, sono ferma da martedì scorso, quindi da circa 14 giorni, dovrei rientrare settimana prossima, speriamo bene. Ok, perfetto, grazie mille Franci. Ed ora, ciliegina sulla torta, le parole di coach Stibiel al termine di questa partita. Coach, un commento velocissimo. Che abbiamo iniziato la partita in maniera clamorosa, e poi abbiamo avuto forse l'incoscienza, non so,
abbiamo pensato che fosse già finita e quindi paradossalmente il nostro bellissimo inizio è stato forse controproducente, perché ci siamo illusi che arriva Bercianinovic e allora non so, siamo una squadra d'Eurolega. E invece la realtà è che se giochiamo come sappiamo, come abbiamo sempre fatto, sicuramente Mel è un bellissimo aiuto, è un'ottima giocatrice, però la verità è che una giocatrice non fa la squadra. Allora, il primo quarto la Fassi era in vantaggio di 17 punti e successivamente è andata in svantaggio di 2 o 3, se non sbaglio. Allora, oltre a questo, a questa sua analisi, non è che magari è stato anche grande merito di Marghera di mettersi a zona e di mettere in difficoltà la Fassi Albino? No, ma sicuramente è grande merito anche a Marghera. Poi c'è a dire che nei primi due quarti noi, secondo me, abbiamo difeso in maniera troppo distratta su Toffolo, perché ha fatto 20 punti nei primi due quarti, quindi brava lei. Però i secondi due quarti ne ha fatti 4. Quindi nei secondi due quarti siamo stati più attenti in difesa. Per quanto riguarda invece la zona di Marghera, lo sapevamo, ci siamo allenati tutta la settimana a tratti, secondo me l'abbiamo attaccata molto bene, poi ci siamo intestarditi a tirare solo da fuori e ripeto, se fai canestro siamo più 15. Poi dopo abbiamo sbagliato troppi tiri, troppi passaggi, davamo poco la palla sotto e meritatamente Marghera ci ha sorpassato. Però poi siamo state brave, perché in un momento del genere dove hai tutto da perdere, dove se perdi siamo dei pirla, io per primo, perché con Bercianinovic siamo state brave, devo dire, alla fine. Ovviamente lei lo saprà meglio di me, Ponzano ha perso, Varese ha perso, San Martino di Lupari ha perso contro Acciaierie Valbruna Bolzano, che era meglio appunto vincesse quest'ultima, perché San Martino di Lupari era solamente 2 punti sopra di noi e quindi adesso ci avviciniamo, 4 punti sopra di noi e adesso noi ci avviciniamo. Allora, qual è il commento sulla classifica e qual è il commento sulle prossime partite? Onestamente non ho guardato i risultati, quindi li so adesso. Però non eravamo, io onestamente la classifica non la guardavo neanche prima, perché sennò mi ammazzavo. Lei non guarda gli altri, guarda solo il suo orto. Adesso dobbiamo noi giocare come giocavamo prima, abbiamo, ripeto, la ciliegina sulla torta che è Bercianinovic, quindi guardiamo partita dopo partita, abbiamo la sana ambizione di risalire la classifica, che però non vuol dire presunzione, quindi se giochiamo con la stessa intensità, con la stessa attenzione delle ultime partite, sicuramente l'arrivo di Bercianinovic ci dà una grossa mano. E con queste ultime parole di coach Stibiel si conclude qui la prima giornata di ritorno, che non si poteva concludere in maniera migliore. Ricordiamo che la Fassi Elvai Salbino ha vinto con il punteggio di 58-56 contro Giants Basket Marghera. Da notare sicuramente la prima partita di Melissa Bercianinovic con la Fassi del Vai Salbino, una partita veramente strepitosa, 29 punti, 12 rimbalzi difensivi, 3 triple, una partita incredibile. Da Francesco Ventre è tutto, cari amici sportivi, buonasera a tutti, rimanete con noi per i prossimi appuntamenti e un sincero ed affettuoso saluto. Grazie mille, buona serata a tutti.